È la mattina di sabato 26 aprile 1986, siamo in Ucraina. Nell'Unione Sovietica dedita al lavoro per portare avanti un'idea unitaria di progresso, un sabato mattina come tanti, in attesa dello svago del pomeriggio. Per il piccolo club semiprofessionistico del Maschino Stroitel di Borodianka è una mattina importante. La squadra si è appena radunata al proprio campo in attesa di partire. C'è da andare a Pripyat, un centinaio di chilometri di viaggio per affrontare quello stesso pomeriggio lo Stroitel Pripyat nella semifinale della Coppa della regione di Kiev. Insomma, un incontro che, pur rimanendo in un ambito territoriale, accende l'entusiasmo degli animi della gente. Ma proprio nel mezzo del raduno, prima della trasferta, sul campo del Maschino Stroitel di Borodianka atterra un elicottero, da cui escono, in tenuto ufficiale, alcuni membri delle forze armate sovietiche. Tra lo stupore dei calciatori, i militari si avvicinano a Viktor Zilin, l'allenatore, e gli comunicano che andare a Pripyat non è più necessario, perché tanto quel pomeriggio non si sarebbe giocata nessuna semifinale. Perché un elicottero dell'esercito sovietico è dovuto calare con così tanto clamore sul campo di un piccolo club di semiprofessionisti per annullare una semplice gara di Coppa regionale? Il motivo lo scoprirà il mondo intero nel giro di pochi giorni. Da qua, da questo episodio, parte la storia della squadra spazzata via dal disastro nucleare di Chernobyl. Per entrare nel contesto di questa storia dobbiamo fare un altro salto indietro, fino agli anni 70, un periodo in cui l'Unione Sovietica incrementa il suo processo di avanzamento economico e strutturale e per farlo decide di puntare forte sull'energia nucleare. È in questo contesto che viene inaugurata la centrale nucleare di Pripyat, conosciuta da tutti con il nome della città più grande della zona, Chernobyl. E di fatto la città di Pripyat viene costruita negli stessi anni, proprio per dare un alloggio ai dipendenti della centrale. Il nome, Pripyat, glielo dà il fiume che scorre sul territorio, affluente del ben più famoso fiume Dnipro. Del resto, per il funzionamento di una centrale nucleare serve acqua e un fiume che rifornisce l'intero stabilimento e la città adiacente è proprio quello che serve. La cittadina diventa un modello dell'idea persistente di progresso sovietico. Arriverà a contenere 50.000 abitanti. A Pripyat c'è tutto. Cinema, teatri, una piscina. E in quegli stessi anni nasce anche la squadra di calcio, lo Stroitel di Pripyat. Il nome Stroitel rende bene l'idea dell'origine della squadra. Il regime sovietico non solo definiva la vita lavorativa dei cittadini, ma ne organizzava anche il tempo libero. Per questo molte squadre prendono il nome dalla categoria lavorativa dei propri calciatori. E così, come la Lokomotiv Mosca era nata come la squadra dei ferrovieri e la Dinamo Kiev come quella delle forze dell'ordine, allo stesso modo Stroitel, in russo, può essere tradotto con costruttori, e di conseguenza lo Stroitel Pripyat era la squadra dei calciatori che hanno costruito i primi anni di vita della centrale e della città. Tra l'altro, lo Stroitel Pripyat dava diverse soddisfazioni alla piccola cittadina. Giocare a Pripyat, in quel campo all'ombra dei più classici palazzoni popolari di stile sovietico, non era facile per nessuno degli avversari, tanto che nel 1981 lo Stroitel viene promosso dai campionati amatoriali alle categorie regionali del campionato sovietico. A fare da cornice, visibile in lontananza, la pila di camini della centrale nucleare Vladimir Ilyich Lenin di Chernobyl, il grande motore economico della città. Un'importante fonte negli anni successivi saranno i racconti di Valentin Litvin, cresciuto con la maglia dello Stroitel e poi diventato capitano di quella squadra dal destino così incredibile. Sarà lo stesso Litvin a raccontare anche del curioso rimborso spese che percepivano i calciatori lavoratori dello Stroitel Pripyat. 2,50 rubli per le gare provinciali e 5 rubli per le gare delle competizioni regionali. La squadra si afferma nella regione di Kiev a tal punto che a giocare nello Stroitel arriva anche chi, il calciatore, lo fa di professione. I professionisti vengono messi a libro paga dalla centrale nucleare, ma non lavorano a Chernobyl. In pratica ricevono un salario, come gli operai, esclusivamente per giocare nello Stroitel di Pripyat.
Li chiamavamo i bucaneve, racconterà lo stesso Valentin Litvin, perché proprio come quei fiori spuntavano d'inverno e se ne andavano via d'estate. A dirigere lo Stroytel viene chiamato Anatoly Shepel, un ex calciatore ucraino che nei primi anni 70 ha vestito le maglie di Dinamo Kiev e Dinamo Mosca, collezionando anche una presenza con la nazionale sovietica. Quel piccolo club in maglia bianca e pantaloncini blu inizia a far parlare di sé in tutta la regione, sia perché vince la Coppa regionale dell'Oblast di Kiev dal 1981 al 1983, sia perché nell'85 rifila addirittura 13 gol in campionato ai malcapitati ragazzi del Lokomotiv Zamensky. Lo avete capito, a metà degli anni 80 Pripyat è in piena espansione, non solo calcistica. È per questo che nella centrale di Chernobyl, che per il momento è composta da 4 reattori, se ne sta progettando la costruzione di un quinto e nello stesso momento, a Pripyat, si sta costruendo un nuovo bellissimo stadio per lo Stroytel. 5.000 posti, ma con la possibilità di arrivare a contenerne ben 11.000. Si chiamerà Stadion Avangard. La Vanguard diventerà l'orgoglio di Pripyat e all'inizio del 1986 le autorità locali sono già in grado di decidere una data per l'inaugurazione dello stadio. Sarà il 1 maggio, festa dei lavoratori, una delle più sentite in Unione Sovietica. E così torniamo all'inizio della nostra storia, perché il 26 aprile 1986, esattamente 5 giorni prima dell'inaugurazione della Vanguard, come abbiamo detto, è in programma la semifinale di Coppa regionale tra Stroytel Pripyat e Mashino Stroytel Borodianka. Di fatto, per lo Stroytel, la gara d'addio al suo vecchio stadio. Quello che non abbiamo detto è che nella notte, dalle parti della centrale di Chernobyl, si sente un boato potentissimo. Luci bianche e blu divampano dal reattore 4 dell'impianto nucleare. Non un semplice incendio, come volevano far credere inizialmente le autorità locali, ma un disastro ambientale come non se ne sono mai visti nella storia. Dopo 36 ore in cui non si era ben capito cosa fosse successo, i giocatori dello Stroytel, come tutti gli abitanti di Pripyat, vengono fatti evacuare dalla città. In poco tempo, quel modello di cittadina sovietica diventa una spaventosa città fantasma. Gli unici che rimangono sul territorio sono i bonificatori, volontari e membri dell'esercito che hanno di fatto sacrificato la loro salute per cercare di ripulire dalle radiazioni tutta la zona intorno alla centrale di Chernobyl. Tra questi, molti calciatori operai dello Stroytel. Gli abitanti di Pripyat vengono spostati a 40 km di distanza, a Slavutich, una nuova città costruita sopra 2 metri di terra incontaminata per ospitare migliaia di sfollati. E anche lo Stroytel prova a ripartire da qua. Viene fondato lo Stroytel Slavutich, ma l'entusiasmo e la voglia di fare calcio rimangono tra le radiazioni di Pripyat. E il nuovo Stroytel, con molti giocatori della vecchia squadra, durerà solo lo spazio di un anno. La Vanguard resterà così uno stadio di nuovissima costruzione, abbandonato a se stesso in balia della natura, senza che nessuno sul proprio prato ci abbia mai calciato un pallone. Di fatto, lo Stroytel muore il 26 aprile del 1986 assieme alla città che lo ha ospitato. La città di Pripyat è tutt'oggi inabitata, rimasta ancora ferma a quel sabato tragico di 36 anni fa. Una città fantasma, esattamente come la sua squadra, il leggendario Stroytel Pripyat.